Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale e su questo nuovo video. Allora, in questo video voglio parlarvi di una cosa che qui praticamente non è colpa né dell'installatore né del cliente. Sono stato da una signora che praticamente aveva un problema che la caldaia andava giù di pressione ogni 3-4 giorni. Allora, sono andato lì e avevo visto che la caldaia era una caldaia nuova, una Baxi Duotec con neanche 3 anni di vita, no? Quindi quello che mi ha fatto pensare è sicuramente c'è una perdita su qualche termo o magari su qualche valvola o una perdita sull'impianto. Quindi sono andato a controllare tutti i termi e non avevo trovato perdite, perché comunque se l'impianto si scarica in 3-4 giorni ci deve essere una perdita che si vede, una perdita importante. Quindi allora ho pensato al vaso di espansione. Ho caricato il vaso di espansione a un bar di pressione, ok, e pensavo di aver risolto il problema perché visto che non era rotto, che okay, non l'avevo trovato rotto. Pensavo che magari loro caricavano di più la caldaia mentre stava andando, cominciava a scaricare dalla valvola di sicurezza e così si scaricava la pressione. Invece sono tornato dopo altri, non so, 4 giorni che di nuovo aveva lo stesso problema. Siccome io non ci credevo che uno scambiatore primario si potesse bucare con neanche 3 anni di vita di una caldaia, invece è possibile. Quindi ho aperto la camera di combustione, ho tolto il bruciatore e ho trovato che lo scambiatore era bucato, ma non in un solo punto, in vari punti. Quindi per questo ho caricato la caldaia 3, ve lo farò vedere nel video, ho caricato la caldaia 3, 3 bar di pressione. E ho guardato all'interno dello scambiatore e ho visto che perdeva in vari punti sul scambiatore primario. Un paio di buchi là in alto. In basso, anche qua uno. Si è bucato. Dove è stato lo sbaglio? Su questo impianto, su questa installazione, che qui non è colpa né dell'installatore ma né del cliente, come avevo detto all'inizio del video. Il problema qua è della marca stessa della Baxi, che praticamente hanno tirato fuori dei modelli che magari, non lo so, li avranno venduti a meno soldi di quanto sono stati venduti gli altri modelli, no? Che praticamente questa caldaia qua ha uno scambiatore primario che è largo così, ok? Un bruciatore che è grande così, ok? Lo vedrete poi nel video. Baxi è un bruciatore. 5 centimetri neanche di.
Lo scambiatore uguale ha solo 2, 4, 6, 8 spire contate. Lo scambiatore è grande così e il bruciatore è grande così. Dio. E sicuramente lì l'installatore è andato a prendere dei materiali o che ne so, è andato a prendere sta caldaia e ha visto magari questa caldaia che era in offerta o magari che ne so, che aveva un prezzo minore rispetto alle altre caldaie e quindi lui senza saperlo, ok, visto che è una caldaia di 24 kW, senza saperlo ha comprato quella, ha installato quella. Lo sbaglio che lui ha fatto è che ha installato la nuova caldaia senza un defangatore, perché sotto non c'era, io non ho trovato il defangatore, e su tutte le caldaie a condensazione io consiglio il defangatore perché gli scambiatori sono molto sensibili allo sporco. Quindi lui, poverino, per fare anche un prezzo buono al cliente, ha preso sta caldaia, l'ha messa su. Il problema è che non è una caldaia da 24 kW, una Baxi come tutte le altre. È una Baxi fatta, non so, per l'estero, per non lo so perché hanno fatto quel modello di caldaia lì. Il problema qual è? Che se una marca fa questi modelli qua e li vende sotto prezzo, il cliente, cos'è nella testa del cliente? Se io compro una caldaia, no? E si rompe dopo 2 anni, cosa penso? Penso che quella marca, quella caldaia lì, è una caldaia brutta, è una caldaia che si rompe. Quindi non vado a consigliarla poi, che ne so, a un altro mio amico o a un altro mio parente. No, non la consiglio più. E nemmeno io come installatore, cioè io non è che vado a controllare tutte le caldaie che vado ad installare, vedere cosa ha dentro. Poi arriviamo noi tecnici che le smontiamo, facciamo la manutenzione e vediamo cosa c'è all'interno di una caldaia. Ma loro come installatori, loro prendono, la installano, la fanno funzionare e amen. Quindi non è che ci pensa che oh, ma mi hanno fregato. Qui lo sbaglio è della marca Baxi, purtroppo hanno, come ho detto prima, questo modello e poi ce n'è un altro modello che si chiama Prime Evolution, che quello lì proprio fa schifo, fa cagare. Quel modello là, tu se vuoi cambiare lo scambiatore secondario devi togliere tutta la parte del bruciatore, perché la scheda è all'interno sul ventilatore, poi non ha i soliti dadi da svitare, dei gancetti molto strani. Non so, se ho un video sul telefono ve lo metto, ve lo inserisco all'interno di questo video, anche quel video là. Beh, perché è una caldaia che proprio la sconsiglio, o la Feroli o Ariston o la Baxi, quella la Pro Evolution, uguale identica. Sono delle caldaie che io non consiglio a nessuno. Poi adesso, sempre in questo video, vi farò vedere uno scambiatore primario che lo trovate sulle caldaie Viessmann, che praticamente tu puoi anche inserire la mano all'interno di questo scambiatore. È un bruciatore lungo e grande quanto la mia mano.
Quindi c'è una differenza enorme di potenza della fiamma, cioè praticamente se quella caldaietta là deve alzare la fiamma al massimo per poter raggiungere i 24 kW, ok? E l'inox, ok? La serpentina che in inox va a soffrire tantissimo quella potenza della fiamma e del bruciatore. Invece la caldaia, una caldaia con uno scambiatore grande, con un bruciatore grande, per raggiungere i 24 kW ha bisogno di una fiamma molto più leggera, ma di una fiamma sparsa su tutto lo scambiatore, su tutte le spirali di acciaio che non la fanno soffrire e la fanno durare di più. Quindi l'acciaio non è che cuoce o non è che fa il buco, perché la fiamma è piccola, ok? E non, la caldaia non soffre. Invece sulla Baxi, che ha 10 spirali, invece questa qua ne ha 20, vi immaginate che la potenza della fiamma è la metà di quanto è sulla Baxi. Adesso io non è che voglio parlare male di una marca, perché io stesso in precedenza consigliavo la marca Baxi, le caldaie Baxi, ma perché? Perché c'erano dei modelli buoni, cioè tipo la Baxi Luna 3, la vecchia Ocean, la Baxi Luna Comfort, mi pare che è quella da esterno col carico automatico con uno scambiatore buono, c'è una caldaia molto valida come prodotto, no? Però pare che gli ultimi modelli fanno proprio schifo, non so, sta capitando alla Baxi la stessa cosa che è capitata alla Feroli, perché prima le caldaie Feroli entro gli anni 2000 erano proprio delle bombe, funzionavano non si rompevano mai, funzionavano benissimo. Dopo gli anni 2000 hanno fatto Domi Compact, le Domi Tech, gli scambiatori, quelli che proprio si rompevano da dove erano saldati, proprio delle schede minuscole, delle schede piccolissime. Cioè, io non voglio parlare male di una marca, però se fanno delle caldaie che non sono valide, posso esprimere il mio parere. Quindi mi raccomando, Baxi, cerca di fare dei buoni modelli e di mantenere la qualità alta, e poi il prezzo è quello che è. È ovvio che se una caldaia ha una qualità superiore, è ovvio che anche il prezzo va su. Personalmente preferisco pagare 100 euro in più ma avere una caldaia buona che risparmiare quei 100 euro, ok? E dopo 2-3 anni si rompe, succede quello che succede, insomma. Eccoci arrivati alla fine del video. Se il video vi è piaciuto e se in qualche modo questi consigli vi hanno aiutato a magari scegliere una nuova caldaia o magari scegliere un modello che un altro, lasciatemi un bel like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!